Allora, Lambenedetto, un video che faccio dalla provincia di Bergamo. Sono in Terra de Bergen, per la precisione, sono praticamente dove c'è sotto il monte Giovanni XXIII, esattamente quel paese qua di dietro, ecco, è sotto il monte, il paese nativo del Papa Angelo Roncalli, Giovanni XXIII. Ne approfitto per fare questo video dove lancio un'alleanza, un gemellaggio fra il popolo napoletano e il popolo bergamasco, e dove lancio un gemellaggio fra Bergamo e Napoli, perché il bergamaschi e napoletani, Bergamo e Napoli, hanno veramente tantissime similitudini fra di loro, in particolare i bergamaschi, pota e napoletani. Allora, a parte che in Italia penso che, se togliamo la zona bergamasca, diciamo il napoletano, per il resto, vabbè, è veramente una tristezza. Io devo dire che se tu vai a Napoli e vieni in provincia di Bergamo, veramente ti diverti. Ti diverti, perché qui anche qui in bergamasca vedi delle cose, ed è molto facile comunque socializzare con le persone. Qui basta che ti sposti di poche decine o qualche chilometro di metri, ti sposti qualche centinaia di metri o ma pochi chilometri, per esempio vai a Milano o vai anche dalla parte di là, entri in una tristezza che è senza uguali. Quindi diciamo che i bergamaschi, come i napoletani, sono due popoli allegri, e quindi hanno molte similitudini. Ma la similitudine per cui io propongo questo gemellaggio, questa unione fra noi bergamaschi e napoletani, è che il popolo napoletano e il popolo bergamasco sono due popoli molto simili, perché sono due popoli che sono stati da decine di anni presi per il culo. I bergamaschi da anni sono presi in giro, e lo stesso avviene per i napoletani. Sono anni che li fottono, sono anni che li prendono in giro, e la bellezza e la grandezza, per esempio, qui in provincia di Bergamo non se ne rendono conto che sono anni e anni che li prendono in giro, e molti qui, miei corregionali, miei consanguini autoctoni, non si sono neanche resi conto qui in provincia di Bergamo che li stanno ancora prendendo per il culo, e continuano a votare sempre gli stessi. Napoli è la stessa identica cosa. C'è una canzone di Dino D'Angelo, in un video dove lui si chiama Una Pulita, dove lui con questa Ape Cross fa questa canzone, e in questa canzone lui dice che i napoletani sono quelli che si credono i più furbi al mondo, i più furbi di tutti, ma sono quelli che li hanno sempre fottuti. Anche i napoletani sono da anni, da decenni che li fottono e non se ne rendono conto. Questa canzone di Nino D'Angelo, riportai la stessa frase che ha detto Nino D'Angelo, e sotto questa canzone ci sono stati anche commenti di alcuni: oh, prendi il cielo, riportando la frase che ha detto Nino D'Angelo. Sì, perché io sono veramente convinto che fra bergamaschi e napoletani ci sia proprio questa unione, questa grandissima similitudine dal punto di vista della di essere due popoli socievoli, perché vabbè, comunque bergamaschi sono brava gente, come napoletani, comunque gente divertente, gente che comunque se ti deve dare una mano te la danno, a differenza di altri posti d'Italia dove sono falsissimi. Però devo dire che
questa similitudine, cioè di due popoli veramente che li fottono e li prendono per il culo da anni e non se ne rendono conto, cioè li hanno tutti e due fottuti e non se ne molti non se ne rendono conto, alcuni se ne rendono conto, però siamo veramente a una piccola minoranza. Altri invece continuano convinti, sia a Napoli che a Bergamo, sono pure convinti e non se ne rendono conto che sono due popolazioni veramente vessate, umiliate, prese in giro da veramente da anni e anni. Quindi questo gemellaggio fra la gente di Bergamo e la gente di Napoli, fra Napoli e Bergamo, è un gemellaggio che si deve assolutamente fare, proprio perché sono due popoli veramente simili fra di loro.